Bentornati carissimi amici, briciole di storia con qualcosa di diverso. Cosa è successo? Ho trovato, come sempre capita, nelle caverne, nei negozi più strani che andiamo a visitare, questo fumetto. Amo i fumetti, l'ho preso, ma ho lasciato l'incarico di scoprire di che cosa si trattava al professore, anche perché è degli anni 70, ma non è degli anni 70. È degli anni 70 l'Oscar Mondadori. Sì, il volumetto degli anni 70, ma l'opera che c'è dentro è molto più vecchia. Che si chiama Sculaccione, ma infatti Bibi e Bibò, Sculaccioni e Figli dei Fiori. E Figli dei Fiori e dopo. dopo. Parliamo della parte Sculaccioni. Se sfogli, ci sono molte vignette che hanno una specie di copyright annesso. E il copyright è nel 48, lo possiamo far vedere. Quindi già cominciamo con una cosa che è stata disegnata nel 48. Si dovrebbero vedere perché ce n'erano tante. Me lo sono Tipo qui, letto. ma è troppo in piccolo, non riesco a vedere. Ma io adesso vedendolo ricordo, ci sono le firme spessissimo sulle vignette. E ricordo di averlo visto e ricordo questi bambini piangenti perché prendevano Sì, sculaccioni. fanno anche delle marachelle particolarmente pesanti, ma proprio pesanti, Sì, però pesanti. oggi non credo che sia No, lo passato. strumento Mi educativo pare di non è aver visto quello. anche qualche stereotipo sulle persone di colore un po' Lasciamo perdere. forzato, ecco. Lasciamo perdere. Allora, questo Quindi che tipo era questo? qui è Radolf, o no, Rudolf perché è tedesco, di Rudolf origine tedesco, Rudolf Dirks, Dirks. che ha cominciato a pubblicare non nel 1948, ma nel 1897. Cavolo. Ok, sono sempre. Cioè, c'è la fila di persone che li puniscono praticamente. Sì, loro se li cercano, ma comunque li puniscono un po' troppo reiteratamente. Uno scapaccione ci potrebbe anche stare, ma così reiterato mi sembra un po' esagerato. Comunque sia, lui è l'inventore praticamente dei fumetti. I balloons, o come Balloons. Ah, i balloons, balloons, questi. balloons, sì, è l'inventore lui per quello che ho trovato. Perché prima c'erano i fumetti, ma erano quelle scritte sotto. C'era il disegno sopra, tipo il signor Bonaventura. E quindi lui ha inventato i balloons. Ha E per quello che ho capito, sì, cambiato secondo voi. radicalmente la storia. Sai cos'è? Che probabilmente sembrava una cosa brutta andare a coprire il disegno, perché sotto c'è il disegno. Adesso come si fa? Si disegna e poi li applichi sopra. Quindi devi stare attento a non coprire delle parti Certo. importanti, col dialogo che non sia troppo grande, ma a volte succede che viene coperto. Con la scritta sotto tu evitavi di rovinare l'immagine, invece lui se l'è rovinata da solo, diciamo, creando una cosa che ancora oggi è rimasta. Fantastico. L'idea era quella di aiutare soprattutto gli immigrati. Gli immigrati non sanno bene l'americano, non sanno bene l'inglese e quindi così sono facilitati. Perché sai chi sta parlando. Sono Ed è anche facilitati. semplificato, vedo che non è che i balloon siano molto grandi. È Questo impressionante, personaggio non avrei mai qui, pensato a una cosa del genere. però, è successivo al 1897, di alcuni anni successivo. E vengono subito poi importati in Italia nel Corriere Ancora. dei Piccoli. I due monelli si chiamano Hans e Fritz, perché lui è tedesco e quindi mantiene. E anche i dialoghi, anche E qui tradotti in Bibi e Bibò li italiano. hanno cambiati? In Italia li hanno chiamati Bibi e Bibò. Hans Franz, Hans e Bibi e Fritz Bibò. vengono chiamati Bibi e Fritz. Bibò. E parlano tedeschizzati. Se guardi i dialoghi, pesca qualche dialogo, si vede che parlano tedesco, ja, parlano così. Anche questo qui è uno stereotipo. No, non andare lì, perché lì sono i figli dei fiori, tutta un'altra Ok. storia. Allora, veniamo. E caliamo giù la macchina che non fa lo scatto. Così. Sì. Così. Beh, fammi fetere. Fammi fetere. Sì, Sì. però, cioè, come dire, non è che parlavano così perché era in tedesco, ma quando lo traduci lo devi tradurre in italiano, non puoi tradurlo in un finto tedesco. Probabilmente anche i dialoghi americani erano tedeschizzati e hanno tradotto la tedeschizzazione. Sebbene all'inizio sono alcune storie che sono veramente molto belle. Tipo questi che prendono No, sculaccioni. questo Anche è. qui ogni pagina prendono sculaccioni, No, vabbè. aspetta, Ok. manteniamo la calma. Ah, aspetta, l'ho detto un milione di volte, in casa dolce casa niente fiolenza. Va bene, ok, però gli sta con un ombrello tra parentesi, c'è una cosa inguardabile. Va bene, che è simpatico, fa anche ridere, però. Ora No, tu qui no. ci perdiamo nei Ci meandri. perdiamo a vedere un po' di cose carine. Questo qui sono loro due. Allora, i protagonisti chi sono? Oltre i due bimbi che devono destinati a fare marachelle grosse e poi essere sculacciati, ci sono un capitano in pensione, che è il capitano, e c'è anche un ospite che è sempre lì a fare l'ospite. E è ospite per
perenne. In italiano si chiamava Capitan Cocoricò, il capitano. Certo. Ecco. E questi due qui finalmente si riescono qui a togliersi dai piedi i bimbi e si divertono a pescare. Certo. Una pesca, di che bello, finalmente non sono i bambini. Però poi vengono, si accusano reciprocamente di essere pizzicati. Sì, ho letto. Si picchiano. Ma in realtà sono loro sopra, sull'albero, che hanno uno sparafagioli, che non so cosa sia uno sparafagioli. Credo che sia una cervottana. Va bene, una roba del genere. Per cui alla fine loro si litigano e loro due prendono il posto e si mettono a pescare loro. Quindi anche loro sono dei furfanti. Certo, assolutamente. E poi c'è Figli dei Fiori, che è proprio un'altra cosa, o questo sono sempre loro? È lo stesso autore, con gli stessi personaggi, ma cambia l'epoca e arriva un Figlio dei Fiori. Ovviamente parleranno in maniera ultra positiva. No. Così. Anche questo è stereotipato, anche questo che non lavora, che non ha voglia di lavorare, però alla fine non è cattivo. È un figlio di un riccone, ma rifiuta completamente la ricchezza. E alla fine trova modo di fare pace con suo padre in maniera... E questo volume è stato impresso nel mese di aprile del 1974, che cercavamo anche la data, e quindi è del 1974, ma la registrazione è del 65 e la storia invece non ci è dato sapere di che anno. Ci siamo dimenticate della mamma. Sì, l'ho vista, quella con l'ombrello, questa qua. Si chiama Tordella. In italiano. In italiano Tordella. Ma... Tordella e il capitano non sono sposati. E probabilmente Bibi e Bibò non sono loro figli, perché in tedesco Bibi e Bibò si chiamavano Katzenjammer Kids, che vuol dire sostanzialmente malessere dopo una sbronza, ma più genericamente gli orfani abbandonati. Devo dire che posso dire una cosa, che a volte pensiamo di essere moderni, perché siamo nel 2021, 2022, adesso non so quanto uscirà questo video, e poi mi rendo conto che nel passato c'erano queste esplosioni di modernità stranissime, mischiate a stereotipi, un misto che dice, ma poteva esistere questa cosa qui allora? Sì, sì. Evidentemente sì. Quindi questi due qui sono probabilmente degli orfanelli adottati in maniera del tutto illegale da questo capitano e da questa donna che fa la mamma cuoca. E poi maltrattati. Beh, ma noi dobbiamo pensare con le idee... Ma poi faceva ridere la caduta, la botta, e sono i tempi di Braccio di Ferro, sì, dove i pugni in faccia, quelle cose, sì, lì, facevano ridere le cadute di Stanlio e Olio, l'inciampare, lo sbattere, faceva ridere, fa ridere anche oggi, è proprio un must. Come si chiamavano? Bud Spencer e Terence Hill? Sì, successivamente. Successivamente, certo, però sì, sì, sono sì, addirittura sì, successivi, e si sono permessi... fare cose. Assolutamente, complimenti per la ricerca che ha portato alla luce delle cose molto strane, sempre nel cercare di darvi il meglio che possiamo fare. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. Ma prima di salutarvi, il professore, vuole aggiungere qualcosa? Che ho, ne hanno fatto anche dei cartoni animati. Allora è quello che ricordo forse. Beh, nel 1917-18. No, non c'era, va bene, ma magari ho visti dopo. Poi li hanno interrotti perché c'erano i cattivi rapporti con gli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Germania, quindi li hanno interrotti. Va bene. Quindi siamo indietro nel tempo così tanto. Sì, però è bello. E su questo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.